Ma che cavolo di determinato? Questo non riprende, solo in proiezione. Vabbè, io non voglio rubare, guarda un po', mi sentite? Perché questo è un microfono. Allora, niente, soltanto due cose, perché non voglio rubare tempo a loro che hanno moltissime cose da dirci. Vi spiego, chi non è anche nel circolo, vedo tante persone, da cosa è nata questa nostra desiderio, insomma, che abbiamo portato qui queste due studiose della materia. Il circolo lettori, che ormai si riunisce da 5 anni, nell'ultimo anno ha letto un po'... che si fanno nascere questa esigenza. Un dato importante nella storia moderna è quello che si colloca alla fine del XIX secolo, in cui fra il 1881 e l'80 la terra promessa, e quindi ecco appunto la culla anche della religione ebraica stessa. Ma alla luce di questi fatti ci domandiamo com'era come si presentava la Palestina in quei secoli. Era come parte della maggior parte del Nord Africa, facente parte dell'impero ottomano e anche mira delle potenze europee. E per questo infatti si parla di crociata pacifica, nel senso che gli interessi europei, soprattutto inglesi, che poi sono una potenza mandataria, in qualche modo hanno interessi tanto commerciali quanto poi appunto affluirono per questioni di missioni religiose. E per questo questa prima aliyah ebraica non suscitò preoccupazioni per la popolazione autoctona, perché era considerata facente parte di questo movimento più ampio. Le prime avvisaglie di pericolo però si riscontrarono con la seconda ondata, che aveva connotazioni molto più pesanti rispetto alla popolazione autoctona, perché la lavorazione dei campi veniva in qualche modo interdetta alla popolazione autoctona stessa da parte dei proprietari, in questo caso ebraici, che acquistarono in forma massiccia porzioni di territorio. Con la prima guerra mondiale invece la Palestina venne invece sottoscritto con la Francia per spartirsi l'impero ottomano una volta che questo fosse stato sconfitto. E il terzo accordo è quello più in qualche modo in contrasto con il primo, che venne la dichiarazione Balfour, che fu firmata invece con la componente ebraica, che prevedeva invece un appoggio da parte degli inglesi di un focolaio della comunità ebraica in Palestina, auspicando in questo un appoggio durante i conflitti. E quindi, rispetto a quest'ultimo accordo sottoscritto dagli inglesi, ci fu ovviamente una reazione molto violenta da parte della popolazione araba e anche presente sul territorio, che quindi osteggiò da subito questa presenza ebraica in Palestina, auspicando invece un governo arabo su questo territorio. In questo senso emerge per la prima volta la figura di Ben Gurion, che radicalizza ulteriormente questa esigenza ebraica di costruire uno Stato in Palestina, e con un approccio gradualista che prevedeva appunto una condiscendenza con gli inglesi finché la presenza ebraica non fosse stata sufficientemente forte da poter imporre la propria volontà con la violenza. In questo senso quindi la comunità sionista cominciò ad armarsi, e quindi da subito, con la nascita delle organizzazioni militari e paramilitari dell'Irgun, della Ghana, si comprese da subito questa forte disequilibrio fra le potenze militari palestinesi e quelle ebraiche. Ovviamente poi con l'avvento del nazismo nel 1933 in Germania, questa immigrazione ebraica subì un'incentivazione ulteriore, e per quanto riguarda poi proprio questo discorso della seconda guerra mondiale e del nazismo, c'è un capitolo a parte, che poi sarebbe quello della strumentalizzazione anche da parte dei sionisti
dell'Olocausto, proprio per far sì in qualche modo accreditare ulteriormente agli occhi dell'Occidente l'esigenza di un appunto della nascita di uno dell'esigenza di uno stato ebraico. Quindi con la Seconda Guerra Mondiale si assiste anche a un cambiamento degli equilibri internazionali, infatti c'è l'ascesa delle due superpotenze URSS e USA, e soprattutto questi ultimi rivestiranno un ruolo fondamentale, tant'è che la comunità ebraica americana cominciò a esercitare delle pressioni sul governo americano per far sì che appunto gli inglesi in qualche modo diminuissero, rinunciassero al blocco dell'immigrazione ebraica in Palestina. Subendo queste pressioni da parte della comunità ebraica e a loro volta gli americani esercitandola sugli inglesi, questi ultimi decisero di delegare la decisione delle sorti della Palestina e della sua popolazione alla neonata Organizzazione delle Nazioni Unite, che appunto nel 1947 con la risoluzione 181 prevedeva una spartizione della Palestina in uno stato arabo palestinese, uno stato ebraico e Gerusalemme sotto controllo internazionale. E ovviamente le reazioni furono diverse, la parte sionista accettò con favore come un trionfo questa decisione, poiché appunto finalmente vedeva riconosciuta la possibilità di avere uno Stato, mentre la parte palestinese la visse come un sopruso, tant'è che poi si oppose a questa risoluzione e questa modalità di sottrarsi ai provvedimenti si ripeterà poi nel corso della storia e dei trattati di pace e verrà strumentalizzato da parte ebraica prima e sionista poi per imputare alla parte palestinese la responsabilità esclusiva tanto dei fatti del 48 quanto poi del fallimento dei successivi accordi di pace. Quindi questo genererà la prima guerra israelo-palestinese, nel corso del quale le modalità e le esigenze, le richieste da parte sionista si faranno sempre più forti e sempre più radicali, tant'è che nel corso di quello che è definito il lungo seminario Ben Gurion parla addirittura di una difesa aggressiva, non c'era più bisogno di pretesti per andare al conflitto con la popolazione autoctona, ma parla addirittura testuali parole di era giunto il momento di infliggere danni collaterali alla popolazione autoctona. Danni collaterali che poi si concretizzeranno nel piano Dele, nel corso del quale si parlerà esplicitamente, proprio ne parla Ben Gurion nei suoi diari, di pulizia etnica della Palestina con un piano di espulsione sistematica che verrà descritta nei minimi particolari, poi lo vedremo anche nel romanzo di Ritorno ad Haifa. E in questo clima nasce lo Stato di Israele il 14 maggio del 48, in seguito al quale gli inglesi abbandoneranno definitivamente il suolo palestinese e ovviamente rispetto a questo si scatenerà la reazione dei paesi arabi limitrofi, che fino a quel momento si erano limitati a appoggiare la causa palestinese solo in termini ideologici. Invece in questo contesto si armarono ed entrarono in guerra, in particolare l'Egitto, il Libano, l'Iraq, la Siria, e diciamo questa guerra ha avuto varie fasi interrotte da tregue, ma all'interno del quale diciamo un provvedimento importante è quello della risoluzione 194 proposta dal Presidente delle Nazioni Unite Bernadotte, che prevedeva il ritorno incondizionato dei palestinesi alle loro terre, provvedimento che venne ovviamente rifiutato da Israele. Il conflitto continuò fino al cessato il fuoco del 49, e in seguito al quale poi si avrà uno stallo, una fase di stallo anche dei combattimenti ufficiali dal 50 fino al 56. Quindi
si può dire che in qualche modo la violenza israeliana in questi termini in qualche modo si placò, nel senso che alcuni, i pochi palestinesi che erano riusciti a rimanere sul territorio, ma si parla che nel giro appunto di queste guerre ci furono più di 750.000 profughi, rimasero sul territorio, ma con in realtà poi vivendo in una condizione di uno Stato non più arabo ma ebraico, vivendo quindi sotto regime militare. In realtà appunto poi si parla di in particolare uno storico israeliano, Ilan Pappé, parla di memoricidio per quanto riguarda appunto i fatti poi successivi alla prima guerra israelo-palestinese, nel senso che questo fu un evento che provocò nella popolazione palestinese un dramma di pari entità rispetto a quello dell'espulsione stessa. Infatti appunto per memoricidio si intende la cancellazione della storia di un popolo per scrivervi sopra quella di un altro, e questo è stato fatto, attuato dagli israeliani anche materialmente, quindi distruggendo villaggi, città, e in modo tale poi con l'utilizzo di mine anche sulle macerie per far sì che i palestinesi non avessero un luogo a cui tornare, attraverso la rielaborazione della toponomastica locale in senso ebraico. Quindi da questo momento non si parla più di storia della Palestina ma di storia dei palestinesi. Per quanto riguarda questo discorso della cancellazione della memoria, c'è poi appunto anche il mito ebraico e sionista della natura incontaminata, quella che appunto adesso si trova sul territorio, che vengono definiti appunto queste vaste aree di natura incontaminata, così dicono. In realtà poi questi grandi campi sorgono sulle ceneri dei paesi e dei villaggi distrutti. E in questo senso c'è stato anche uno stravolgimento proprio della natura autoctona, quindi quella natura che caratterizza un po' tutto il Mediterraneo, quindi caratterizzata da agrumeti e da ulivi, al posto dei quali sono stati piantati dei pini. E fatto emblematico è quello che in alcuni casi ci sono stati dei pini che sono stati praticamente squarciati in due, e nel mezzo del tronco sono invece sorti nuovamente degli ulivi, come a rappresentare un po' la resistenza palestinese che non è stata stroncata, in qualche modo anche una natura autoctona che in qualche modo combatte, si ribella a qualcosa che invece è stato gli è stato impiantato, una natura aliena che in qualche modo viene rigettata dalla terra stessa. Detto dei tempi, no? Allora, siccome avevamo detto stare no, in certi tempi, Francesca è stata farolosa, devo dire. E allora, no, prima di dare la parola a Francesca Franchiotti, volevamo dire questo: naturalmente la storia, come abbiamo visto, è lunghissima, e la geografia, come dimostrato, di questo territorio è piccolissima. Questo significa che dovremmo parlare per ore, e invece su alcune tappe andremo un po' più veloci, cioè la seconda guerra del 56 di Suez, insomma ve la raccontiamo semplicemente attraverso le due righe che abbiamo trovato in un altro libro che vi consiglio di leggere, questa volta questo è un libro di Convento nei capelli, si chiama, di Salva Salem. Salva Salem è stata anche lei una palestinese che però scappata eccetera eccetera, era della generazione del 48 ed è morta in Italia, perché poi ha vissuto curiosamente a Pavia, si è sposata, insomma vabbè, e però è morta poi negli Stati Uniti in realtà negli anni 90, nel 90. Allora, lei racconta, durante questa sua lunga malattia, ha deciso di darci, come dire, il suo diario in qualche modo, e quindi ci ha parlato della guerra del 48, che però, insomma, già ne ha parlato Francesca, e parla dei 56, cioè di quanto per lei è stata importante anche quella data,
perché è l'anno in cui Nasser nazionalizza il canale di Suez. E lei dice proprio di quanto per loro, per gli arabi, questa figura di Nasser fosse stata importantissima, fondamentale, perché Nasser era anche stato anche il grande sostenitore della causa palestinese e colui che ha cercato di realizzare questo sogno del panarabismo. Per cui, nonostante poi nella vicenda di Suez in realtà vengano sconfitti gli egiziani, però è una sconfitta che è stata definita molto diciamo da un punto di vista politico e da un punto di vista, scusate, dell'esercito, della forza, ma non da un punto di vista diplomatico, perché Nasser in realtà da quel momento diventa proprio il leader anche dei palestinesi. E lei scrive: quando Nasser nazionalizzò il canale di Suez, acceso in... Per quanto gli inglesi cercarono di arginarlo, in realtà le invasioni continuarono, l'immigrazione continuò e la maggior parte della popolazione palestinese fu espulsa prima della fondazione dello Stato di Israele. Sì, perché ci furono fatte delle leggi già nel corso dell'impero ottomano che favorivano l'acquisto di territori da parte di stranieri. Quindi viva, perché anche lì si vede molto bene, perché ancora la storia dei confini si decide con la guerra dei sei giorni. La guerra del 67 ci piomba addosso come un fulmine, lei dice, le mie angosce private svaniscono. Che dovesse vivere entro confini sicuri e riconosciuti. E non si spinse così oltre la dichiarazione che fece invece Rabin, in quanto non riconobbe uno Stato palestinese, ma semplicemente l'ORP come rappresentante di un popolo palestinese, ma non si parlava assolutamente di Stato. E l'altra cosa che appunto era compresa nel primo accordo di Oslo fu l'istituzione di un'autorità palestinese, ovvero di un organo che da quel momento in poi avrebbe controllato il territorio che via via sarebbe passato sotto il controllo dell'autorità palestinese. Il limite di quell'accordo, ma secondo molti critici era anche l'unica cosa possibile, era che anziché contenere un accordo di pace immediato, lo calendarizzava. Quindi prevedeva una serie di ritiri futuri che l'esercito israeliano e lo Stato israeliano avrebbe fatto negli anni a venire, era previsto un periodo di 5 anni, piano piano dai territori. La cartina non c'è più, però poi nel 95, quando viene siglato il secondo accordo di Oslo, si prevedeva proprio una divisione in zone di questi territori che sarebbero passati sotto il controllo dell'autorità palestinese, e che erano la zona A, che prevedeva un controllo sia amministrativo sia dal punto di vista della sicurezza da parte dell'autorità palestinese, che comprendeva tutte le maggiori città palestinesi quali Ramallah, Hebron, Nablus, Betlemme. Poi una zona B, che invece comprendeva circa 400 villaggi palestinesi in cui sarebbero stati palestinesi ad amministrare, ad avere il controllo dell'amministrazione ma non della sicurezza, che invece era prerogativa israeliana. E poi una zona C, che era quella soprattutto al confine con la Giordania o dei punti strategici che comprendeva la maggior parte degli insediamenti israeliani, in cui invece lo Stato israeliano avrebbe controllato sia l'amministrazione interna che la sicurezza. Questa è la situazione che c'è tutt'oggi, ovvero c'è questa divisione in zone, le principali città palestinesi sono sotto il controllo dell'autorità nazionale, molto spesso non sono collegate tra loro e soprattutto sono appunto, c'è quella situazione a macchia di leopardo, per cui appunto non c'è un territorio omogeneo. E in ogni caso la sigla di questi accordi di Oslo comportò un grande radicalismo da parte dei gruppi più intransigenti, soprattutto religiosi, sia da parte palestinese, in cui il gruppo islamista di Hamas reagì con una serie di attentati e di azioni volte proprio a contrastare il processo di pace, e sia da parte israeliana. Infatti il primo ministro Rabin verrà poi assassinato da un ebreo ultraortodosso, proprio perché appunto questi accordi erano stati condannati e Rabin veniva visto come quello che aveva venduto la terra agli arabi. Questa fu poi la campagna elettorale di Netanyahu, che vinse alle elezioni che si fecero subito dopo nel 96,
e che in qualche modo interruppe il processo di pace. L'unica cosa che portò a compimento e che era prevista dagli accordi fu il ritiro da Hebron, che era una città, diciamo, esatto, chiamata la città delle reti, dove sono stata nel 2011, è stata una delle città più belle, fine, sia belle che impressionanti, perché è l'unica città in cui il checkpoint è all'interno del centro storico. E questo perché da allora, appunto da quando Netanyahu nel 98 ha fatto il ridispiegamento delle truppe, quindi se ne sono andati tutti i soldati e lo stato di occupazione in qualche modo è finito, però è rimasta una presenza, tra l'altro degli ebrei più ultraortodossi, di 400 famiglie controllate e protette da più di 1000 soldati israeliani che abitano il centro storico della città e soprattutto i secondi e i terzi piani delle abitazioni, mentre i piani terra rimangono abitati dagli arabi. E per questo ci sono le rete che appunto lanciano sì, dalla spazzatura le cose, serpenti velenosi, ci hanno raccontato, i veleni, acidi, sì. Tutta la città ci sono nel centro storico. La parte più impressionante è il mercato, forse poi c'è una cosa. Cioè, hanno gli arabi, i palestinesi per difendersi. Però c'è tutte queste reti sopra. E diciamo che da allora il processo di pace si, appunto, in qualche modo si interruppe per poi riprendere a Camp David, in cui è sempre Clinton a patrocinare l'iniziativa diplomatica e in cui però appunto intanto Netanyahu e quindi il partito del Likud era stato sostituito da un nuovo governo laburista, perché indetto con le elezioni anticipate del 99, in cui vinse Barak. E Barak fu il protagonista degli accordi di Camp David. Arafat aveva insistito fino all'ultimo momento per anticipare gli accordi con incontri separati, cioè con incontri precedenti. Barak rifiutò assolutamente qualunque possibilità di trattare, di dialogare direttamente con Arafat, e a Camp David, che era nel luglio 2000, presentò un accordo che praticamente conteneva la sua proposta generale, appunto al di là, al contrario degli accordi di Oslo, in cui appunto c'era questo metodo di calendarizzare un processo di pace, invece lui presentò un accordo che un prendere o lasciare, e Arafat lasciò. In realtà la vulgata dominante anche tuttora attribuisce soprattutto al rifiuto di Arafat il fallimento del processo di pace, perché era un accordo che effettivamente anche rispetto ai precedenti governi israeliani si spingeva molto oltre, addirittura si parlava di una amministrazione congiunta sulla città di Gerusalemme, che è uno dei punti nevralgici su cui tuttora non si trova assolutamente accordo. Arafat rifiutò per una serie di motivi che poi lo videro essere accolto come trionfalmente quando ritornò in Palestina. Soprattutto il fatto che non veniva assolutamente contemplata nell'accordo una soluzione al problema dei profughi e dei rifugiati. E poi soprattutto anche il problema di Gerusalemme, perché comunque sì, si trattava di un'amministrazione congiunta, però lui non voleva essere ricordato come quello che aveva venduto la spianata delle moschee agli israeliani. A questo seguì una fase che, cioè, diciamo che con il fallimento di Camp David, che poi era anche il fallimento degli accordi di Oslo, cambia tutto, ovvero non si cerca più di trovare insieme una soluzione attraverso concessioni reciproche, ma si impone unilateralmente la propria posizione. Questo lo fece Sharon qualche anno dopo, quando divenne primo ministro, dopo la seconda intifada che scoppiò poi subito dopo il fallimento di Camp David, e che fu poi la scintilla, un gesto molto provocatorio di Sharon, che fece una passeggiata alla spianata delle moschee, e questo fece scattare appunto la rabbia del popolo palestinese. Da allora in poi in realtà poi gli attriti e la guerriglia quotidiana non è mai finita. E nel 2005 il gesto che Sharon fece unilateralmente, quindi senza tenere conto appunto di una possibile trattativa negoziale, fu il ridispiegamento delle truppe da Gaza, quindi la striscia di Gaza tornò sotto il controllo dell'autorità palestinese, soltanto che come divenne praticamente un...
che organizzano un'attività appunto molto vitale e anche quasi quotidiana o settimanale. Ad esempio c'è un villaggio che si chiama Pilain, dove l'esercito israeliano ha posto un limite, ha posto una barriera negli uliveti, che è l'unica coltivazione, la forma di sussistenza su cui il villaggio vive e sopravvive. E loro ogni venerdì, dopo la preghiera di mezzogiorno, provano a sfondare questa barriera. Ogni venerdì, ma questo avviene dal 2009, e ogni venerdì vanno incontro alla primogeni, manifestazioni comunque violentissime, cioè quella che abbiamo fatto noi almeno è stata drammatica, e questo avviene in realtà in ovunque, cioè non solo nelle grandi città ma anche appunto nel deserto. Va bene, accendiamo la luce, magari se avete voglia di... All'interno del territorio israeliano ci sono quasi il doppio degli arabi, perché sono molto più prolifici, per cui il territorio, lo Stato israeliano contiene moltissimi arabi, che siccome sono molto più prolifici degli israeliani si stanno espandendo in modo... Mi chiedevo, ma non sono rappresentati in nessun modo, e per esempio non partecipano sicuramente all'esercito israeliano. Come funziona? Cosa israeliana? Quello che ho pensato è questo. Intanto c'è quantitativamente diverso, trovi tanta cosa israeliana, questo forse si spiega con cose, ma anche qualitativamente diverso. Come se la scrittura avesse proprio funzioni diverse. Pensavo, lo dice anche Grossman, che per loro, che ne so, Eskol Nero, questo nuovo scrittore, parla di cose quotidiane, di amori, di rapporti, di... come se per loro la scrittura avesse proprio la funzione di ritrovarsi individui. C'è una frase, adesso non la trovo, in cui Grossman, in un cerchiato somiglia a mio amore, dice che il figlio, quando torna dal servizio militare, dice: mi hanno nazionalizzato il figlio, gli ci vogliono dei giorni per ritrovare se stesso. E penso che questo sia il grosso problema poi di vivere. Grossman lo dice sempre, no? Questo essere e non sentirsi più individuo, è come se per loro, lo sento in Amos Oz, lo sento in Grossman, lo sento moltissimo in Joshua, c'è proprio il bisogno di ritornare individui. Questa cosa invece non la sento con i palestinesi, come se loro invece, per loro la funzione è quella di ritrovarsi come identità collettiva. Cioè per loro la scrittura è dire siamo un popolo, e ricordano queste sempre molto testimonianze di loro racconti, del loro vissuto della Nakba, perché quello resta fondante per loro, no? Queste case, questa cosa di tornare alla terra e alla loro casa, questo è il loro... L'altra cosa che vedo proprio diversa è che anche nei democratici, in fondo gli scrittori che abbiamo letto non sono i più avanzati, le posizioni più avanzate in Israele, no? Grossman, però quello che sento è che mentre i palestinesi è la concretezza, cioè proprio la casa, è l'olivo che gli manca, è la terra, vogliono tornare lì, nei israeliani anche il Grossman è terribile, io l'ho trovato terribile, e anche il Eskol Nero, che è un ragazzo giovane di 40 anni che ha scritto dei bellissimi libri che io vi consiglio, c'è sempre l'accento di una missione storica del popolo ebraico, che a me io trovo proprio terribile, perché se tu c'hai in mente questo, che c'hai una missione storica, tu non ti metti al piano degli altri, c'è qualche cosa che ti distingue sempre e infinitamente dai palestinesi, e questo lo dice Grossman, cioè lo dice Amos Oz, e lo dice sto Eskol Nero, che appunto è, cioè se voi leggete ha benissimo presente il dolore dei palestinesi, la loro vicenda, però poi riciccia sempre sta storia che loro hanno una missione storica da compiere nel mondo. E questo, guardate, si sente tantissimo nella letteratura, a me mi ha colpito veramente tanto. Ma questo è un dato,
peraltro anche a livello diplomatico nelle nuove richieste dello Stato israeliano, cioè tra le cosiddette red lines, quindi i punti insormontabili del processo di pace, le note cruciali che sono, abbiamo detto, Gerusalemme, la questione degli insediamenti, i profughi, la distribuzione delle risorse idriche, adesso ne è subentrato un altro che Israele pretende di non essere solo riconosciuto come Stato, ma come Stato ebraico. E questo cambia tutto perché potenzialmente ogni ebreo del mondo può diventare un cittadino israeliano, quindi i confini sono destinati ad allargarsi sempre di più e su questo appunto non troveranno tra l'altro mai il riconoscimento da parte dei palestinesi dello Stato israeliano è avvenuto comunque dopo tanti anni e ci sono arrivati, però quello di riconoscerlo come Stato ebraico appunto risulta una cosa che allontana ancora di più la possibilità di risolvere la situazione. E l'ho notato anch'io leggendo, ultimamente ho letto Giuda, che per dire, ma anche negli altri libri, che tutti questi scrittori italiani hanno sempre, anche quando descrivono una città, una passeggiata a Gerusalemme, ogni vicolo è il vicolo che separa la Gerusalemme araba da quella, oppure il vicolo dove ci sono stati omicidi e dove si è fatto esplodere in aria qualcuno che ha ucciso il suo parente, insomma è tutto un rimando a una situazione che è questa appunto. No, se tu Francesca che invece hai detto anche più cose, se ci dici qualcosa sulla letteratura, no, questo ti volevo dire, nel senso che anche insomma dagli studi che ho fatto non sono minori gli autori palestinesi numericamente rispetto a quegli israeliani, da dire anche anzi, il problema è della reperibilità delle opere, nel senso che anche tu quando mi hai chiesto, ti avevo suggerito, ritornai, non l'hai trovato, quello è uno dei capisaldi della letteratura palestinese, quindi il problema è più forse del riscontro mediatico che hanno maggiormente gli israeliani rispetto ai palestinesi, perché appunto, molti romanzi trovano solamente in librerie specializzate, in quella quindi non è un... hanno una ripetitività, secondo te? Il discorso è che tu appunto facevi la distinzione fra gli israeliani che hanno un discorso di appunto seguire la missione e in qualche modo invece i palestinesi che rivendicano una loro individualità. Il problema è quello, nel senso che loro... loro non ce l'hanno, nel senso che appunto quando dicevi loro parlano proprio della casa, l'albero, è perché proprio la specifica casa e lo specifico albero gli è stato strappato, quindi gli israeliani non, in qualche modo il loro stato ce l'hanno, loro gli è stato tolto, quindi il senso proprio di ingiustizia è talmente tanto radicato che fa appunto, Francesca c'è stata, è vissuto nel quotidiano il fatto del vivere nel campo profughi. Io quando ero all'università c'è stato un incontro con un gruppo, con una squadra di basket palestinese che diceva noi se non fosse stato perché facevamo parte di questo gruppo sportivo noi probabilmente non saremmo mai usciti dal campo profughi. Come si fa a non parlare di questa realtà, di questa condizione che è concreta, è quotidiana? Drammaticamente il loro quotidiano è quello, anche il racconto della storia d'amore non riesce a prescindere dal contesto. Per tanti anni nel nord Italia e vi assicuro che certamente non a questi livelli, però ad esempio i meridionali erano trattati malissimo, insomma, erano cittadini di serie C. Ma appunto un piccolo aneddoto per capire poi il discorso culturale, perché penso che solo si può agire solo culturalmente, non c'è altro modo per poter cambiare le cose. Allora, mio fratello, sulla casa sua si parla di una vicina di casa e gli dico, viene fuori la storia dell'età, gli dico ma ci avrà una sessantina d'anni e lui mi dice no, in effetti ce ne ha 50 perché i meridionali invecchiano prima. Cioè, io gli ho detto ma che cazzo stai dicendo? E lui mi ha detto, ha tagliato corto, no, non è così.
di fronte a un'idea, cioè un'idea sbagliata che si radicalizza proprio nella coscienza ed è così. Cosa si fa? Perché altrimenti non c'è soluzione, non ci può essere soluzione, cioè non si può dire ok, la bella frase si risolverà il problema quando i palestinesi e gli israeliani potranno convivere insieme, ma saranno sempre cittadini di serie B e quindi non potrà mai esserci una convivenza, perché i palestinesi per poter vivere in Israele dovranno considerarsi schiavi degli israeliani, non c'è altro. Scusa, sì, chi vuole parlare? No, signore, di questo pezzo bellissimo, rappresentativo, anche se il muro non è quello, questo no, recinto, questo recinto. E dall'altra parte si sveglia un bambino israeliano e guarda, vedi, dei palestinesi che stanno dall'altra parte che vogliono ucciderci, vogliono farci distruggere il nostro Stato. Ecco, finché c'è il muro non ci sarà pace, perché ci saranno i bambini di qua e di là che restano con l'odio e il risentimento. Bisogna distruggere questo muro assolutamente. Quello che perpetua questa situazione è proprio un fatto culturale, tu stai dicendo questo, se il no, culturale, cioè, è un fatto, alla fine quello che dici tu, allora è vero che per smontare questa cosa, oltre a buttare giù il muro, è proprio un fatto. No, la classificazione degli arabi in serie C non è razzismo, non è cultura. Non è una questione culturale, solo certo, questo aspetto del problema, che il razzismo dell'israeliano ebreo contro gli arabi di Israele non è razzismo, non è un come spiccio, come sì, lo diciamo, no, qui. Capito, no, proprio. Però, allora alla fine la soluzione è, oltre alla parte del muro, giustamente, no? È la soluzione politica, però abbattere il muro, questi due bambini che a un certo punto dicono ma che è sto muro, forse allora dici pure che bisogna arrivare da lì, nel senso saranno adulti, diranno forse è più praticabile il contrario. Oggi che gli israeliani cacciano via, i palestinesi conquistano altri terreni, territori per fare il loro stato. Ti posso chiedere, scusami, di dove sei? No? Perché questo punto io originario di Nablus, ma sono nato a Amman, Giordania, e vivo qua dal 73. Ah, no, faccio presto. A proposito, per diciamo uscire un po' con più allegria, perché abbiamo sì, sentito bravo, tante cose. Poi tra l'altro una barzelletta me l'ha raccontata una ebrea. Famoso Maurizio. Allora ci sta un palestinese, si alza la mattina che deve andare dall'altra parte del checkpoint. Si veste di corsa, esce, va lì, trova il soldato a dormire. Quello guarda l'orologio e dice io devo arrivare lì perché alle 7:30, 8 devo stare lì. Come faccio? Non faccio la sveglia. Quello dice, perché mi svegli? Perché? Dice, io voglio andare dall'altra parte. Dice, però io prima di aprire il cancello eccetera, devo bere una tazza di tè e fumare una sigaretta. Se me le fai, te faccio passare. Quell'altro dice, va bene, faccio il tè. Lui fa il tè, gli dà. Quello si mette a bere il tè, fumare una sigaretta, con calma. Quell'altro gli bolliva il sangue dentro perché sta facendo tardi. Dopo aver finito, dice il soldato israeliano, dice al palestinese, togliete le scarpe. Dice, perché? Io devo andare. Dice, levali, li leva. E scusate, falla di via dentro, biscia dentro le scarpe. Dice, ma che fai? Dice, se vuoi passare, te ne rimetti e vai dall'altra parte. Quello costretto a mettere le scarpe è andato dall'altra parte. Allora il soldato l'ha inseguito. Senti, tu pensi che un giorno ci sarà pace tra noi e voi? Ha detto no. Finché tu pisci nelle scarpe mie e io dentro il tè tuo. Bravo,
Sì, no, il signore naturalmente che poi non so, se volate venire al circolo del Toro non ci incontriamo qua una volta al mese. Quindi. Grazie davvero, grazie della serata. Lo dico al circolo, il prossimo mese, poi mando la mail, ma insomma alle 13 mi fa vedere, 10 aprile. Sentite, no, vi do però, mi fa sentare i volantini, se qualcuno mai...